Bene, buongiorno, buongiorno a tutti da Antonio Romano. Do il buongiorno anche al professor Gennaro D'Amato, che come martedì e venerdì quasi sempre riusciamo a stare in effetti qui in diretta con appunto gli aggiornamenti, le riflessioni per quanto riguarda il Covid. Ecco qua, professore, buongiorno. Buongiorno, 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 grazie sempre per l'invito, buongiorno a voi. È un piacere, ormai sono anni che noi collaboriamo, che lei collabora con noi, con il nostro sommo Gaudio. E entriamo subito nell'argomento. C'è una sottocategoria dei no vax, che sono i no mask. Praticamente hanno definito la mascherina museruola, sta girando sul web una riflessione di una dottoressa, non so, che validità abbia, che parla di danni irreparabili all'apparato respiratorio e al cuore, insomma, è tutta una serie di cose. La mascherina viene chiamata la museruola e dicono mettete la museruola, ma al di là di tutto questo, diciamo che dobbiamo cogliere anche l'entusiasmo del professor Fauci, che ha detto che a breve, almeno lì in America, toglieranno la mascherina sia al chiuso che sia all'aperto che al chiuso, insomma, perché sappiamo che il professore è estremamente misurato, addirittura Trump lo definiva menagramo. Mi pare che questo segnale è un bel segnale, insomma. Sì, oddio, diciamo che definire la mascherina un qualcosa che danneggia, allora noi dovremmo avere tutti gli anestesisti rianimatori ammalati, perché usano la mascherina dalla mattina alla sera. Loro stanno nelle sale di rianimazione. A me piaceva moltissimo seguire, diciamo, cercare di aiutare i pazienti gravi con i colleghi anestesisti, e con loro veramente era un piacere stare ore e ore. Ebbene, anche allora non mi risulta che nessuno si sia ammalato per la mascherina. Queste sono scemenze proprio. Oltretutto a dire che la mascherina sta proteggendo adesso, in questo periodo, che è, diciamo, particolarmente aggressivo per gli allergici. Questo magari possiamo accennare, perché molte persone sto vedendo che stanno avendo le riacutizzazioni in questo periodo, e andrà avanti, credo, fino a fine giugno, inizi di luglio, per la parietaria, che è un polline molto aggressivo. Ebbene, hanno un certo grado di protezione. In più, chi va nella letteratura e va a vedere le nostre pubblicazioni, ovviamente in inglese, sono di utilizzare la mascherina da parte di tutti i pollinosici in primavera, soprattutto quando sta per venire qualche temporale. E questo per proteggere le vie aeree dalla rottura dei pollini indotta dall'acqua piovana. E giusto tra ieri e oggi ci sono state segnalazioni in aumento di allergopatie, di starnuti e di tosse da parte di diversi pollinosici, perché c'è stata pioggia nei giorni scorsi, e questo ha, diciamo, favorito la rottura dei pollini. Per cui la prima cosa che noi diciamo: mettete la mascherina, non dico pure in casa, ma almeno appena uscite, subito, e tenetela. Quindi è una prudenza anche per difendersi anche dall'inquinamento, nel senso che in alcune giornate, per esempio, visto che il traffico adesso è ritornato tale da inquinare, le polveri vengono trattenute dalle mascherine. Le FFP2 riescono a trattenere, quindi è una protezione per le vie aeree. Chi non è d'accordo, mi spiace, ma non segue la letteratura. A proposito di questo, possono andare in italiano, c'è il documento che col Ministero della Sanità noi abbiamo redatto da 2 anni e che viene aggiornato di volta in volta. Si chiama documento GARD, quindi è possibile andare in italiano a leggere nel sito del Ministero della Sanità, il sito GARD, che è la,
la sigla di Global Alliance Against Respiratory Disease, in cui parliamo proprio di questo, parliamo di inquinamento, parliamo di mascherine. Vorrei tranquillizzare appunto le persone. Anche ieri, a proposito di tranquillizzare, ben due signore mi sono venute nello studio con l'angoscia di vaccinarsi perché avevano avuto reazioni anni precedenti. Dico, ma che scherziamo? Persone over 70. Dice, ma di che avete paura? Dovete avere paura del virus, non della vaccinazione. Adesso sono andato così, come in genere facciamo, su altri argomenti. Lei poi ha citato Anthony Fauci e sa che diciamo che è veramente da ammirare, però attenzione, l'America e gli Stati Uniti, negli Stati Uniti hanno vaccinato 250 milioni di persone, quella è una nazione che ha una marcia in più, così come anche l'Inghilterra, nel senso che sono arrivati a 40 milioni, ma l'America 250 milioni, praticamente stanno arrivando all'immunità di gregge con che cosa? Con una vaccinazione a tappeto, l'abbiamo detto, dalla mattina fino a tutta la giornata, anche di notte stanno vaccinando e stanno continuando a fare fino a che non ci sarà stato appunto l'immunità di gregge e ci stanno avvicinando, tanto che appunto si possono permettere anche di dire almeno fuori la mascherina da togliere. Francamente all'interno io la manterrei ancora per parecchio. Noi siamo purtroppo ancora lontani da questi livelli. Abbiamo 25 milioni di persone che hanno avuto almeno una dose, però diciamo che non è completo. La immunizzazione è di 8 milioni, noi siamo 60 milioni, dobbiamo ancora lavorare parecchio per arrivare all'immunità di gregge. Per cui io personalmente continuerò a tenere la mascherina anche all'aperto, perché non mi dà assolutamente nessun fastidio. Me ne metto due quando visito le persone, unicamente per, pur essendo vaccinato, per farli stare tranquilli anche loro, che non trasmetto virus, fino a che non avremo notizie ancora più tranquillizzanti. Per fortuna le cose stanno migliorando e questo sicuramente ci fa piacere. E mi pare che possiamo dire tranquillamente che le cose migliorano anche per il fatto che aumentano le persone vaccinate, perché se no, diciamoci la verità, il rapporto non ci sarebbe, evidente, scientificamente provato, che più ci si vaccina, più popolazione si vaccina e più diminuisce il contagio. Certamente, diciamo, io non so, ecco, chiedo a lei, ovviamente sconfiggere totalmente la SARS-CoV-2 sarà più difficile, nel senso che rimarrà comunque, anche se in maniera controllata, in giro, come altre infezioni. Professore, questa è una domanda che io ho sentito spesso, dice, ma lo sconfiggeremo definitivamente oppure lo imbavaglieremo ma ci sarà ancora? Beh, diciamo che questo sta nelle intenzioni di questa bestia di virus, che cosa vuole fare. È verosimile che continuerà a circolare, questo è il motivo per cui ovviamente già si prevede che ci saranno dei richiami di vaccino, un po' come abbiamo fatto con l'influenza. Ecco, io ogni tanto cito l'epidemia di suina del 2009-2010. Era la H1N1, un virus influenzale relativamente nuovo, perché era lo stesso agente della spagnola che 100 anni fa aveva ammazzato milioni di persone e che era ritornato. Adesso comunque da quell'anno noi lo abbiamo nei vaccini, cioè nella vaccinazione antinfluenzale che io personalmente faccio ogni ottobre e che invito tutti quanti a fare, c'è anche la protezione per il virus H1N1 e quindi questo diciamo occorrerà fare anche nei riguardi del SARS-CoV-2 proprio per sconfiggere la Covid. Quindi ci dobbiamo rassegnare, nel senso che
diciamo, quando si farà la vaccinazione antinfluenzale, ottobre di ogni anno, in genere in autunno, bisognerà fare anche il vaccino anti-Covid, e questo è un invito a farlo a tutti. Questo diciamo che è il trend, perché questi sono eventi epidemici che possono ritornare o comunque addirittura non andare via, e quindi diciamo, se un soggetto si fa trovare impreparato, potrebbe essere aggressivo, perché ripeto, non abbiamo saputo né ce l'ha mai detto questo virus se rendeva pauci sintomatici, cioè con sintomi leggeri, o se ammazzava le persone che aggrediva, e purtroppo continuano a morire le persone. Ma teniamo presente che si è abbassato da 300 a 200 al giorno, ma sono 200 persone che muoiono di Covid ogni giorno in Italia, e questo francamente lo dobbiamo considerare. Professore, analizzando anche i decessi, però, mi pare di poter notare che alcune regioni li hanno ridotti al massimo, altre regioni, ahimè, anche la Campania non ha ridotto questa mortalità. Abbiamo qualche spiegazione, ecco, per queste differenze, diciamo, tra il Veneto e la Campania, tanto per fare due esempi pratici? Io credo che ci sarà molto da studiare su questi eventi, perché francamente noi abbiamo dei numeri, però dal punto di vista medico in genere è l'Istat che molti mesi dopo dà delle spiegazioni sulle caratteristiche dei decessi, se sono soprattutto in periferia, nelle province, nelle città, la fascia media, eccetera. Adesso ci sono delle informazioni, ma non tali da poter giustificare. Io penso che una quota parte sia legata anche a una carenza di cure domiciliari, perché le cure domiciliari, ne abbiamo parlato varie volte, francamente nella nostra esperienza collegata con tanti colleghi di medicina generale, veramente hanno ridotto notevolmente l'afflusso in ospedale e quindi l'aggravamento delle patologie. Adesso ancora mi stupisce il fatto che sento ancora molto poco utilizzati gli anticorpi monoclonali, che invece potrebbero aiutare ancora di più. Francamente, secondo me è soprattutto l'approccio che domiciliare e precoce con farmaci che stiamo imparando a conoscere ormai da tempo. Insomma, sappiamo che l'idrossiclorochina non serve assolutamente a proteggere ed è anche tossico, e francamente dal punto di vista scientifico l'abbiamo tolto di mezzo da parecchio tempo. Sappiamo che invece l'eparina a basso peso molecolare aiuta molto, soprattutto nel contesto della trombosi. Sappiamo che gli antinfiammatori sono utili, soprattutto per i primi giorni, e francamente che anche i cortisonici, magari non dati subito, ma dopo 3-4 giorni, sono utili. Adesso stanno uscendo lavori a livello internazionale, io ne ho uno adesso che devo rivedere, di autori giapponesi, che appunto l'editor mi ha chiesto che cosa ne pensassi, in cui c'è detto che i cortisonici sono in grado di prevenire, di ridurre i rischi di morte per Covid. Questo sono osservazioni che stanno emergendo soprattutto negli ultimi tempi. Professore, per quanto riguarda coloro che hanno assunto il vaccino AstraZeneca, o come si chiama adesso, non ricordo, hanno tutti presso a poco la stessa sintomatologia, qualche linea di febbre, dolori diffusi? Che cosa possiamo consigliare, al di là del fatto che sembrerebbe che un paio di giorni di questi fastidi poi tutto ritorna nella norma? Possiamo aiutarli con qualche medicinale, con qualche cosa? Guardi, è soprattutto con gli antinfiammatori, perché diciamo la febbre è un fatto che si verifica in genere per 2-3 giorni, insomma, in qualcuno molto raramente dura di più. In genere il paracetamolo o anche l'animesulide sono utili per ridurre questa componente infiammatoria. Diciamo che raramente consigliamo di aggiungere per 1-2 giorni magari un cortisonico tipo prednisolonico a dosi basse, perché
così a dosi basse, è in grado di agire come antinfiammatorio senza deprimere la risposta immunitaria che il soggetto sta sviluppando nei riguardi del vaccino. Però diciamo che sta dimostrando di essere un ottimo vaccino. L'AstraZeneca è stato sacrificato proprio da una cattiva comunicazione e questo è francamente mi fa piacere vedere che a Caserta soprattutto le vaccination days, i giorni di vaccinazione libera con AstraZeneca, ma tanti giovani si sono presentati a farsi vaccinare. Questo è un indizio di civiltà, praticamente loro hanno dovuto ripetere le giornate perché diciamo che fino a sera questi giovani continuavano ad affluire. Questo è un fatto positivo, quindi sentire che qualcuno over 70, ah ma io ho paura dell'AstraZeneca, ma insomma, ma vogliamo scherzare? No, io non me lo faccio, rimango senza vaccino pur di non farlo. Ma non esiste proprio. Diciamo che abbiamo detto più volte che l'EMA e l'AIFA hanno osservato nella fascia tra i 40 e i 50-55 anni di sesso femminile qualche reazione molto rara. Ma al di sopra non ce ne stanno, per cui aver paura di un vaccino e non di un virus che ammazza, francamente, mi stupisce questo. Professore, la domanda sorge spontanea. Se a Caserta i militari hanno avuto questo bel risultato e lo stanno continuando ad avere, perché non lo si fa anche a Napoli e in altre città? I militari ci saranno anche qua, se non vogliamo coinvolgere i civili. Sì, questa è una bella domanda che già ci siamo fatti, perché anche l'abbiamo vista questa anche nei telegiornali nazionali. Quindi diciamo che Caserta è stato un esperimento veramente bello. Non lo so perché non si faccia anche a Napoli, nel senso che sarebbe una giornata di AstraZeneca, per cui tutti quanti lo sanno, e tutti quanti lo sanno a Caserta che l'AstraZeneca comunque è un vaccino protettivo, e quindi avendolo fatto adesso possono stare tranquilli. Oltretutto noi sappiamo anche che per l'AstraZeneca c'era stata la sperimentazione inglese. Attenzione, gli inglesi hanno vaccinato oltre 30 milioni di persone con l'AstraZeneca, che è un brevetto inglese, e non è che si sono messi a lamentare come abbiamo fatto noi, un mamma qua, là, eccetera. Insomma, no, sono andati a tappeto e adesso il lockdown l'hanno sciolto di fatto, insomma, cioè hanno raggiunto risultati notevoli proprio con questo vaccino. E quindi io direi a chi ha fatto l'AstraZeneca e ha paura magari di fare la seconda dose di stare tranquilli, perché come dicevo, nella sperimentazione inglese è stato portato da 28 giorni a 3 mesi e questo ha consentito di vaccinare a tappeto molte più persone. E adesso non mi lamenterei francamente del fatto che i prossimi che dovranno essere vaccinati in Italia con Pfizer o con Moderna faranno la seconda dose non dopo 21 o 28 giorni, ma dopo 40-42 giorni. Non c'è da stupirsi, a parte il fatto che andando a leggere approfonditamente lo studio che la Pfizer aveva fatto negli Stati Uniti su decine di migliaia di persone, c'era scritto che proprio la seconda dose poteva essere fatta tra i 21 e i 42 giorni, quindi era già lì, per cui anche la Pfizer che ha detto è preferibile farlo a 21, quando hai scritto che si può arrivare fino ai 42, e questo una cosa è certa, che sono stati fatti i conteggi e l'allungare l'intervallo consente di vaccinare 3 milioni di persone in più in un tempo ristretto, e questo francamente è una ragione di Stato, direi, è un fatto, al di là del fatto scientifico, ha anche la possibilità di aiutare molte più persone.
c'è una un rallentamento, quindi ecco, giusto per continuare, chi mi chiede, professore, ma come mai io poi lo devo fare addirittura a luglio la seconda dose? Questo non è un problema. L'immunità comincia con la prima dose, praticamente dopo. Sì. Intanto faccio una considerazione nel frattempo e la speranza che si possa avere il collegamento. Diciamo che la presenza di giovani vaccinali. C'è qualche problema. Magari continuo a dire, dal momento in cui si fa la prima dose di qualunque vaccino, perché sono tutti quanti ottimi, ebbene diciamo che gli anticorpi cominciano ad essere formati a distanza di 2 o 3 settimane. Quindi già la prima dose dopo diciamo 2 o 3 settimane, soprattutto a 21 giorni. Ecco, diciamo che possiamo schematicamente dire che dal 21° giorno in poi cominciano a formarsi questi anticorpi, per cui e va avanti la produzione con le varie settimane. Ora, diciamo che con la seconda dose la produzione aumenta e il livello massimo in genere viene raggiunto a distanza di 8 giorni dopo la seconda dose, il livello massimo, però la protezione comincia già da prima. Quindi, ricapitolando, dopo la prima dose di tutti i vaccini, in particolare dopo 3 settimane, quindi dopo 21 giorni, già si formano anticorpi protettivi che poi continuano ad essere presenti. Per quanto tempo poi dureranno? E questo adesso si stanno studiando gli intervalli. Francamente, una vaccinazione dovrebbe coprire almeno per 7-8 mesi e quindi di conseguenza dovrebbe essere fatto poi il richiamo successivamente, così come si fa ogni anno per l'influenza. Anche il vaccino antinfluenzale copre per alcuni mesi e dal momento che le epidemie influenzali cominciano a fine anno, in genere tra novembre e dicembre, vanno avanti fino alla primavera, diciamo ci sono i mesi di copertura per chi si vaccina da ottobre. Per quanto riguarda il vaccino nei riguardi del SARS-CoV-2, stiamo imparando a conoscere appunto i tempi anche i tempi di protezione di chi è stato affetto da Covid. Molti mi chiedono, professore, ma io sono stato affetto da Covid, devo fare il vaccino dopo quando? Abbiamo detto varie volte che l'immunità in chi è stato affetto da Covid dura dai 6, 7 fino ai 9 mesi o anche più, per cui è inutile affrettarsi dopo un paio di mesi già a fare il vaccino anti-Covid in chi è stato affetto da Covid. Diciamo che si può aspettare benissimo sui 5-6 mesi, magari fare una valutazione della titolazione, con calma fare in genere una sola dose di vaccino nei soggetti che hanno avuto il Covid. Invece in chi si vaccina adesso la protezione rimane per diversi mesi e questo diciamo che lo stiamo vedendo. Speriamo che sia quanto più lunga è possibile, anche perché ci sono chiaramente delle variazioni individuali legate alla genetica delle persone. Alcune persone presentano, sintetizzano un numero maggiore di anticorpi rispetto a altri, e in alcuni l'immunità dura più a lungo, vari mesi rispetto ad altri. Questo è da considerare. Vedo che c'è qualche difficoltà nel collegamento, comunque credo che abbiamo detto abbastanza. Signor Romano, che mi dice? Sì, io adesso la percepisco, fino a poco fa non potevo seguirla, ero fuori proprio con la linea, però immagino che ho sentito le ultime sue, diciamo, osservazioni. E
sono osservazioni poi comuni sul discorso, ecco. Sì, oggi è birichina la linea, come è problematica, però è un problema mio, purtroppo dobbiamo risolvere in qualche modo, ma vediamo con Daniele. Ecco, io magari ne approfitto, visto che abbiamo parlato anche di mascherina e che non dà assolutamente nessun problema anche a tenerla per parecchio tempo, così come avviene negli anestesisti, diciamo che finalmente, sentendo i colleghi delle rianimazioni e delle anestesie dei vari ospedali Covid, finalmente comincio a sentire che loro che sono stati stressati per oltre un anno, anche se con turni veramente massacranti frequentemente, perché ce ne sono pochi di anestesisti e ce ne sono pochi di pneumologi. I pneumologi stanno dando veramente una mano incredibile alla sanità, e bisognerebbe appunto incrementare questa specialità che aiuta il polmone, che aiuta le persone a stare bene. Ebbene, è la prima volta che comincio a sentire: professore, cominciamo finalmente a respirare. Ebbene, sarebbe utile anche, e francamente è un messaggio che intendo dare, esistono degli ospedali che sono stati totalmente cambiati e che sono che ospitano adesso, ricoverano soltanto pazienti Covid, per cui tanti pazienti, e parlo del mio settore, appunto del settore respiratorio, tanti pazienti oncologici oppure con fibrosi polmonare o con enfisema polmonare o con patologie ostruttive non hanno più una struttura dove poter andare perché ospedali appunto sono diventati tutti Covid. Evito di fare i nomi, ma sappiamo che ospedali che per una vita, per tradizione, ricoveravano appunto tanti pazienti pneumologici, non lo possono fare perché appunto sono ancora pieni di Covid. Noi ci auguriamo che tenda a scendere questa curva e che si riacquisti anche la possibilità che tanti pazienti appunto con patologie respiratorie possano andare in ospedale anche ambulatoriamente per fare gli esami spirometrici, per fare la iniezione degli anticorpi biologici appunto per la protezione dell'asma grave, per la protezione della BPCO, e che appunto si possa normalizzare la vita. E questa è una lezione che dobbiamo assolutamente imparare. Il fatto personalmente di avere avuto per tanti anni come primario della divisione di malattie respiratorie del Cardarelli diversi medici in meno con sovraccarico di lavoro degli altri, che non si debba più verificare, perché poi in un contesto di emergenza come questo del Covid veramente sono lacrime amare che non è giusto che vengano versate da medici e da infermieri. Ecco, io credo che noi possiamo chiudere. Saluto tutti quelli che ci hanno ascoltato, saluto il signor Romano e grazie per averci ascoltato. Quello che diciamo in genere, poi io tento di riassumerlo nella pagina Respiro Italia, quindi un buon fine settimana a tutti gli ascoltatori di Radio Amore e a quelli che seguono la pagina Facebook Respiro Italia. Arrivederci, arrivederci.